Scusate, non mi ero accorta che eravate qui. Siete in pericolo, sapete? Io sono Nina the Killer, uccido le persone, quindi siete in pericolo. Dovreste scappare molto, molto lontano da me. Ma se proprio insistete, vi racconterò la mia storia. Sono nata il 10 febbraio del 1993 in un paesino di provincia. Il mio nome era Nina Hopkins, ma non mi piace ricordarlo. Adesso sono famosa con altri nomi tipo Crazy Fangirl, Pretty Little Psycho o più semplicemente Nina. Quando andavo a scuola ero una ragazza modello, prendevo ottimi voti, ero amata da tutti, avevo tante amiche e impazzivo per Jeff. Tutti sapevano quello che aveva fatto quei bulli e tutte le ragazze li sbavavano dietro. Io ero un po' gelosa, lo ammetto. Ho immaginato spesso di ammazzare tutte le sue ammiratrici. I miei difetti, beh, sono molto pigra, lo ammetto. Amo i cartoni animati giapponesi, ascoltare la musica J-pop e giocare ai videogiochi. Sono una vera nerd, yeah! Ma più di ogni altra cosa, adoro le creepypasta. Poi, che altro dire di me? Beh, oltre a Jeff c'era solo una persona che amavo, il mio principe Chris, mio fratello minore. Lui era un angioletto tenero e coccoloso ed io avrei ammazzato chiunque pur di difenderlo. Oh, ma che sbadata! Ho già ammazzato qualcuno per difenderlo! Ora vi racconterò di come mi trasformai in quella che sono ora. Era piccola e dolce psicopatica che tutti amano. Anni fa, quando andavo alle medie e Chris alle elementari, successe che una mattina perdemmo l'autobus. La giornata iniziò con il verso sbagliato. Ci eravamo appena trasferiti e quindi eravamo nuovi nella scuola, ragion per cui io e Chris pranzavamo sempre insieme in un parchetto vicino. Quel giorno, però, qualcuno voleva infastidirci. Era la bulla della scuola. Una ragazza molto più grande di me mi disse: "Bene, bene, chi abbiamo qui? I nuovi studenti, vedo. Io sono Claudia e ho il controllo di questa scuola", aggiunse. "E se non fate quello che vi dico, la pagherete cara." Poi alle sue spalle sbucarono fuori altri due ragazzi. "Siamo Malcolm e Ioni", dissero sghignazzando. "Ehi, non vogliamo problemi", dissi loro, mettendomi davanti al mio principino. "Oh, lo vedo, ma non dovreste essere qui. Questa è la nostra zona", disse Claudia, avvicinandosi minacciosa. Chris, che era un bambino molto coraggioso, disse loro che non avevano il diritto di cacciarci via. Fu a quel punto che uno dei due scagnozzi di Claudia fece qualcosa che inevitabilmente lo condannò a morte. Tirò un pugno allo stomaco a mio fratello. "Quello stronzo pezzo di merda! Adesso lo stanno mangiando i vermi! Sei contento ora, Ioni? Eh? Sei contento adesso che sei sottoterra, bastardo? Se non vuoi essere la prossima, vi consiglio di ubbidire e andarvene da qui", disse Claudia, accarezzandomi il viso con il suo sudicio coltello. "Cara Claudia, tu non hai idea dell'enorme sbaglio che hai commesso sfidandomi." Le saltai addosso con tutta la forza che avevo, le tirai un pugno in volto, presi il suo stramaledetto coltello e glielo infilai nella spalla. "Adesso come la mettiamo, eh? Ti piace il dolore?" Quello stupido di Malcolm cercò di trattenermi, ma preso dalla rabbia e dalla furia, me la presi anche con lui. Gli tirai un calcio nelle palle. Malcolm si accasciò a terra dolorante, ma non mi fermai. Non ero ancora soddisfatta. Cominciai a prenderlo a calci sullo stomaco e sulla faccia. "Sì, sangue! Sì, è quello che vi meritate, stronzi!" "Nina, basta!" Era Chris che con le lacrime agli occhi mi riportò alla realtà. Lasciai andare i bulli con le mani ancora piene di sangue. Disse mio principino di tenere la bocca chiusa e di non raccontare a nessuno dell'accaduto. La giornata a scuola passò in fretta, ma la tensione e l'adrenalina erano ancora in circolo dentro di me. Tornammo a casa e subito andai a rifugiarmi nella mia camera per trovare il relax. Ricordo che dissi fra me e me: "Jeff, sei tu chi mi fai questo?" Passarono alcuni giorni finché non lo trovai.
Uno strano biglietto appeso nel mio armadietto. So cosa hai fatto, ma non preoccuparti, non lo dirò a nessuno. Sei abile, ma pericolosa. Chi aveva scritto quel messaggio? E soprattutto perché? Oh, vabbè, non mi importava granché. Ormai ero un'altra persona. Avevo assaporato l'ebbrezza della violenza e mi era piaciuto. Pensate che da quel giorno andavo sempre in giro con un coltello nello zaino. Ma aspettate, non vi ho ancora raccontato il meglio di questa storia. Pensate davvero che Claudia e i suoi due scagnozzi non si volessero vendicare per quello che gli avevo fatto? Presero Chris a mia insaputa, il principino, e lo massacrarono di botte. Brutti bastardi! Fecero finire il mio adorato fratellino all'ospedale. Per poco sarebbe morto. Oh, sapete già come andrà a finire questa storia, miei cari spettatori. Oh, è come se lo sapete. Mesi dopo l'accaduto, Claudia e la sua gang ci aggredì alle spalle e a nostra insaputa. Codardi! Io ero sicura di poter vincere lo scontro. Avevo anche il coltello con me. Quello che non mi aspettavo era che Claudia avesse una pistola che puntualmente estrasse puntandomela contro. Non fece altro che aumentare la mia adrenalina, la mia voglia di ucciderla, la mia sete di sangue. Decisi che inizialmente la cosa più saggia da fare fu scappare dai bulli e rifugiarci in una casa abbandonata vicino alla scuola. Loro ci inseguirono, sparandoci addosso ma non riuscirono a prenderci. Una volta dentro, Claudia urlò: Nina, sei una codarda! Dopo quello che abbiamo fatto tuo fratello, hai il coraggio di scappare? Io codarda? Oh, non hai idea del piano che ho in mente per te, cara Claudia, pensai. Raccolsi da terra un pezzo di ferro arrugginito e appuntito. Dissi a Chris di rimanere lì dentro e di non muoversi, e poi uscii fuori per affrontarli. Non avevo paura, dentro di me c'era spazio solo per l'odio ormai. Corsi verso di loro, schivando non so neanche come tutti i proiettili che mi spararono addosso. Il primo a morire fu Ioni, il bullo che risparmiai durante la primissima aggressione. Gli spaccai il cranio e feci sgorgorare tutto il suo bellissimo sangue in aria. Poi arrivò il turno degli altri due. Mi voltai verso di loro guardandoli dritti in faccia. Stavo sorridendo ed ero felice, felice di poter porre fine alla loro esistenza. Corsi verso Malcolm, colpendolo più e più volte in testa e lasciandolo senza vita per terra. Finalmente giunse il momento di spezzare anche Claudia. Era accasciata per terra, impaurita oltre ogni limite. Con la sua mano tremolante cercò di impugnare la pistola, ma non ebbe nemmeno il tempo di puntarmela contro. Le trafissi il petto, proprio dove c'era il suo cuoricino pulsante. Tornai a casa con Chris. Una parte di me era felice, soddisfatta e ansiosa di uccidere di nuovo. Un'altra parte di me invece era triste, depressa e amareggiata. Decisi di uccidere la vecchia Nina una volta per tutte. Era notte fonda quando scesi al piano di sotto di casa mia, cercando disperatamente una bottiglia d'alcol. Dove diavolo sei finita? Eri qui un attimo fa, pensai. Stai cercando questa? Disse una voce alle mie spalle. Sapevo che prima o poi mi avrebbe trovata. Il mio amato Jeff! Lo implorai di buttarmi l'alcol addosso, e così fece. Ti aiuto io, piccola. Mi disse con la sua voce così suadente. Le sue ultime parole prima di darmi fuoco. Vai a dormire, Nina. La mia trasformazione era iniziata. Vi risparmierò la parte della storia che riguarda l'ospedale, il manicomio. Sono noiose. Vi posso solo dire che, uscita dall'ospedale, il mio volto era cambiato. Era diventato perfetto. Oh, mio caro Jeff, tu mi hai dato questa faccia, urlai a squarciagola. Mia madre, però, non era contenta del cambiamento. Mi disprezzava. Mi vedeva come un mostro. Peccato per lei. Tutto questo disprezzo mi portò a ucciderla. E con lei, anche il mio principino Chris fu condannato a morte. Come potevo lasciarlo in vita dopo quello che avevo fatto alla sua mammina? La grande si sarebbe potuto vendicare. Vai a dormire, mio principe. Furono queste le ultime parole che gli dissi, estraendo il coltello dal suo cranio. In questo momento vago solitaria per il mondo in cerca del mio amato Jeff. Non l'ho più visto dopo la notte della trasformazione. Dove sei, Jeff? Vieni da me, ancora e ancora. Durante il mio viaggio mi prendo la libertà di uccidere tutti i fan di Jeff, perché lui è solo mio. Risparmio solo chi adora anche me e che ci vorrebbe vedere insieme per sempre. Magari sposati? Oh, come sarebbe bello ammazzare la gente insieme a lui. E tu? Sei il mio fanboy o la mia fangirl? Hai la mia maglietta?
Se la risposta è sì, ti risparmierò e saremo amici. Se la risposta è no, cosa stai aspettando? Se non vuoi essere ucciso come mio fratellino.